Se c'è una console di cui sono sempre rimasto molto affascinato è il PC Engine di NEC. Soltanto che ai tempi in cui ero un accanito videogiocatore di console, precisamente all'inizio del 1990 con il Super Nintendo, il PC Engine era una di quelle macchine letteralmente irraggiungibili, prima fra tutti per il prezzo. Ricordo ancora benissimo che per acquistare cartucce originali, o meglio ancora usate per il Super Nintendo, mi recavo a Bologna da Computer One e lì si aveva la possibilità di vederlo e di provarlo, ma era letteralmente inavvicinabile per i costi. E PC Engine Zenkai, NEC から。 naturalmente non potevo rimanere non affascinato anche dalle controparti portatili. Beh, sono sempre stato estremamente innamorato delle console portatili. Penso di avere letteralmente consumato il mio primo Game Boy. E però il mio sogno era riuscire a procurarmi anche le portatili della casa di NEC. Devo dire che ho messo quasi una pietra sopra sul PC Engine LLT. L'LT è veramente una chimera, un po' per i costi, un po' per la difficoltà di trovarla nelle condizioni in cui la cerco io. Mi piacerebbe, come per tante macchine, boxata, completo, almeno completa il più possibile e in buone condizioni, soprattutto funzionante, perché come ben sapete di roba sigillata in casa mia ne rimane poca. Mi piace utilizzare le macchine, giocarci anche a costo di rischiare di rovinarle. E l'altra console invece è quella di cui parleremo questa sera. Infatti, grazie a Marco del Brain, sono riuscito a procurarmi niente poco di meno che il bellissimo PC Engine GT, anzi, per essere precisi, la controparte americana, cioè il Turbo Express. PC Engine のソフトがそのまま使える。PC Engine GT 登場。テレビも見れる。Mi pare doveroso però fare prima un piccolo cenno storico, soprattutto per tutti quanti quegli amici che non hanno vissuto quegli anni, e vi garantisco che ogni tanto ho veramente molta nostalgia. Molta nostalgia più che altro perché erano periodi in cui si affacciavano al mercato tante proposte differenti, tante novità anche piuttosto azzardate, e comunque c'era una bella rosa di scelte, anche se molto spesso era il prezzo che la faceva da padrone. E infatti nel 1989 la più importante indubbiamente più di successo macchina portatile del mondo della storia fa la sua entrata nel mercato. Sto parlando del Game Boy. Il Game Boy, grazie a una rosa di titoli eccezionale, ma soprattutto anche alla economia di batterie che si poteva avere, sì, perché sembra una battuta, ma alla fine degli anni 80, per mettersi pile su pile per poter alimentare le altre varie console, era una spesa non da poco. E il Game Boy, grazie alle sue quattro pile stiro e alla sua lunghissima durata per giocare, era veramente una macchina eccezionale. Infatti io sono uno di quelli che ha optato appunto per il Game Boy. Sempre nell'89 abbiamo il mitico Atari Lynx. L'Atari Lynx era una macchina affascinante, ne abbiamo già parlato ed è sempre un piacere poter avere l'occasione di fare due chiacchiere su questa macchina. Perché? Perché presentò uno schermo di grande qualità per il periodo a colori e aveva alcune caratteristiche molto importanti, come quello di poter essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale, e poteva essere adattata sia per i destri che per i mancini, quindi una macchina veramente incredibile. Arriviamo fino alla 1990. Tra il 90 e il 91 vengono immesse sul mercato da NEC due macchine estremamente interessanti, e cioè il PC Engine GT in Giappone e il Turbo Express in America. Concludiamo la nostra rosa di macchine fine anni 80 e inizio anni 90 con il Game Gear. Tosti!
altra macchina fantastica, altra macchina che ha alcuni punti molto interessanti in comune con il Turbo Express. Si potrebbe parlare di altre console portatili, però preferirei fermarmi su questo piccolo e ristretto gruppo di macchine che tutti quanti comunque ben conosciamo, e toglierei subito da questa competizione, se vogliamo chiamarla competizione, il Game Boy, proprio perché ha uno schermo monocromatico, mentre le altre tre macchine di cui ho accennato adesso hanno lo schermo colori. E qui appunto entra in gioco il nostro bellissimo Turbo Express, perché effettivamente fu una macchina che portò alcune caratteristiche veramente molto interessanti, ricordandovi che fu presentata nel 1990. Ma vediamo insieme velocemente una scheda tecnica della macchina di NEC. Il Turbo Express monta un processore HOC6280, 8KB di RAM e per un'autonomia di 3 ore necessita di un set di 6 batterie stilo AA. Lo schermo è un 2,6 pollici LCD, grande più o meno come quello del Game Boy, ha un audio stereo e soprattutto ha il supporto delle HU card. Come consuetudine, direi di dare adesso un'occhiata un po' più nel particolare alle caratteristiche della nostra console. Nella parte sinistra, naturalmente, c'è la croce direzionale. Al centro troviamo l'altoparlante, nella parte destra i pulsanti di fuoco 1 e 2, subito sotto gli autofire sia per il primo che per il secondo pulsante. Infine abbiamo i tasti Select e Run. Sotto troviamo la porta COM, dove possiamo utilizzare il Turbo Link per collegare due console assieme. Nella parte sinistra abbiamo i regolatori della luminosità, volume, cuffie ed un alimentatore esterno. Nella parte destra invece c'è la possibilità di collegare un tuner TV, il Turbo TV. Nella parte superiore abbiamo lo switch per l'accensione e un vano per l'accetto, l'alloggio per le HU card e infine il vano per le batterie. Il Turbo Express fu presentato al mercato nel 1990. Immediatamente il prezzo di lancio fu di ben $299, un prezzo sproporzionato se paragonato alla console. Costava quasi come la console stessa, quindi come il TurboGrafx 16. Da lì a poco, da $299 passò a $249 fino a raggiungere una cifra di $199. Non ebbe il successo sperato. Si può definire una macchina che divise radicalmente l'utenza. C'era chi lo amava e c'era chi lo odiava. Vediamo di parlare velocemente della caratteristica sia dei pro e dei contro appunto di questa macchina. Cominciamo a parlare dei pro e dei contro del display. Il display, come accennato prima, non era molto grande. Abbiamo le dimensioni di un 2,6 pollici circa, quindi come accennato prima a quelle di un Game Boy. E la cosa interessante era appunto la luminosità e la qualità, e permetteva una resa veramente ottima dei giochi. Il problema, parlando appunto dei contro, era la dimensione pro stessa, perché alcuni giochi si potevano giocare, si giocano senza grossissimi problemi, come shoot'em up o giochi di combattimento. Altri giochi che necessitano una vista un pochino più accurata sono poco godibili. Un altro problema sempre del monitor erano i pixel bruciati, una cosa che tutti quanti gli appassionati delle console degli anni 80 e 90 conoscono benissimo. Per fortuna la versione in mio possesso a livello di pixel bruciati è pari a zero, e come vedremo tra poco il display è fantastico, è letteralmente perfetto. Un'altra cosa invece molto interessante era comunque la sua compattezza. Di certo non siamo ai livelli del primo Game Boy o forse della seconda versione dell'Atari Lynx, però comunque sì, anche se sembra così mastodontico, addirittura alcune riviste lo soprannominarono tank per la sua robustezza, è piuttosto comodo da tenere in mano e si riesce ad arrivare senza nessunissimo problema a tutti quanti i tasti. Di contro invece, appunto parlando della massa di questa console, è il problema dell'alimentazione. Infatti, come le console di Sega e di Atari, aveva bisogno di ben 6 batterie, e tenete conto che con una luminosità discreta che permetteva di giocare tranquillamente, si aveva un'autonomia di ben sole, e sottolineo sole, 3 ore.
Concluderei questa parentesi dei pro e contro prendendo in esame l'altoparlante. Quando funziona è veramente di ottima qualità, anche perché vi ricordo è stereo. Mentre una delle caratteristiche principali di questa macchina era appunto l'altoparlante, che con il tempo si andava come ad esaurirsi. Molti PC Engine GT o Turbo Express sono letteralmente muti. Per quel che riguarda la mia macchina, l'audio è ancora funzionante, anche se è veramente molto basso. Servirebbe un intervento, ma per l'uso che ne faccio io va più che bene. Sottolineo invece la resa per quel che riguarda l'utilizzo delle cuffie, che è veramente eccezionale. Ma ora direi di passare a una prova un po' pratica e vediamo un pochino assieme come si comporta con i giochi. Premetto che non sono in possesso di HU card americane, anche perché ho una collezione sia di console che di giochi delle macchine NEC di PC Engine, però tutte quante versioni giapponesi. Mi ha salvato l'utilizzo della multicart di Crix, l'Everdrive, infatti è perfettamente compatibile con tutti quanti i modelli di PC Engine, sia quelli americani sia quelli giapponesi, e di conseguenza mi posso togliere tutti gli sfizi che voglio, perché una volta caricati i giochi su SD li posso tranquillamente giocare col Turbo Express, addirittura utilizzando anche le versioni giapponesi. Quindi vediamo assieme ora una carrellata veloce di un po' di titoli, perché non vorrei annoiarvi, e poi dopo ci vediamo alla fine per tirare un po' le conclusioni. Prima di concludere, un simpatico aneddoto. Per chi non lo sapesse o chi non ci avesse mai fatto caso, nel film del 1998, Nemico pubblico, con Will Smith e Gene Hackman, il Turbo Express è un notevole protagonista del film e infatti viene utilizzato per visualizzare dei filmati compromettenti. La cosa paradossale è che viene inserita una card PCMCA, che non ho assolutamente idea di come abbiano fatto. Naturalmente si tratta di un film, non vi voglio svelare nient'altro, perché magari qualcuno di voi ancora non l'ha visto e il film è anche piuttosto piacevole. Vi lascio con qualche veloce screenshot. Indubbiamente la caratteristica più importante della console portatile di casa NEC era la possibilità di utilizzare le medesime HU card che venivano utilizzate per le console fisse. Provate a immaginare l'immensa comodità e soprattutto il notevole risparmio economico nel poter utilizzare i medesimi giochi
sia sulla console fissa che sulla console portatile. Le HU card erano pronte sia per l'una che per l'altra console. Potevamo portarci dietro la nostra raccolta preferita di giochi in qualsiasi momento. Questa cosa era veramente geniale e soprattutto era veramente avanti nei tempi, perché dovremmo aspettare ben 5 anni, quindi circa il 1995, finché un'idea del genere verrà, possiamo dire, copiata da Sega con il Sega Nomad, che fu la seconda console che permetteva, grazie allo schermo LCD e alla compatibilità con le cartucce Mega Drive, di poter utilizzare le stesse cartucce che si utilizzavano per la console fissa. Parlando sempre di hardware, ci sono ancora giusto un paio di citazioni che meritano. Prima di tutto il Turbolink, che era un cavo che permetteva di collegare due console portatili per poter giocare assieme. Non una cosa originalissima, perché la conosciamo già dall'89 con il Game Boy, che con il Cable Link permetteva di unire due Game Boy e giocare lo stesso gioco due persone contemporaneamente. Un altro accessorio invece molto interessante fu il Turbo Vision, un TV tuner che rivedremo più avanti con il Game Gear, con il famoso TV tuner che permetteva di trasformare le console in piccoli televisori portatili. E siamo giunti alla conclusione anche di questo video. Spero di avervi fatto conoscere una console che magari prima ignoravate, o se no una console che conoscevate della quale avevate voglia di avere qualche informazione in più. Oppure chi ne è possessore o chi ne è estimatore, se sia guardato volentieri questo video apprezzando una console dell'inizio degli anni 90 che era veramente molto avanti per la sua epoca. Grazie quindi sempre per l'attenzione e ci vediamo prestissimo con un prossimo video. Grazie a tutti, a presto.